comincia a piovere. Che strano personaggio. Siamo tutti un po' affascinati dalla fanciulla che annega, che affoga. Questo suicidio, non suicidio. Sarà caduta, si sarà lasciata cadere. Un dolore calpesta il tallone di un altro. Tanto velocemente si susseguono. È un personaggio molto, molto misterioso e per questo molto affascinante. Eh sì, gli esseri umani, sia artisti che pubblico, sono affascinati, attratti dal misterioso, dal folle, dal pazzo, da quello che non ha una spiegazione immediata, logica, come se le viscere e i sogni parlassero molto di più che l'intelletto immediato, che la ragione. C'è un salice che cresce pendente sul ruscello. E mostra le sue foglie ricoperte dalla brina sul trasparente fiume. Con esse ella faceva fantastiche ghirlande di violaciocche, ortiche, margherite e lunghe viole alle quali i pastori più libertini danno un nome più volgare, ma che le nostre caste fanciulle chiamano dita di morto. Nell'arrampicarsi su quella pianta, un ramoscello invidioso si spezzò. E allora i suoi trofei d'erba e lei stessa caddero nel piangente ruscello. Le sue vesti si espansero e come una sirena per un po' la tennero su. Durante quel tempo lei cantava brani di antiche melodie, come una incapace di riconoscere la propria angoscia, o come una creatura nativa, evolutasi in quell'elemento. Ma a lungo non poté durare, così che i suoi indumenti, pesanti per il bere, trascinarono la povera sventurata da quelle distese melodie a una fangosa morte. Le cose inspiegabili in realtà sono lì. Le più facilmente comprensibili. Ecco perché tutti quanti siamo affascinati e attratti dall'arte.
da tutti noi ofeliani. A presto.